Rieccoci di nuovo insieme, sono particolarmente felice di accogliere in questo secondo video collegamento un volto notissimo di Padre Pio TV, il caro collega Francesco Bosco, che solitamente ci accompagna con un minuto con Padre Pio, non solo alla scoperta della storia del santo, anche con l'approfondimento del programma del martedì, ma anche a sfogliare le vostre lettere e a confrontarci con le vostre esperienze. Dunque do il buongiorno e benvenuto a Francesco. Ciao Francesco. Bentrovato Toni, bentrovati a tutti voi. Fa un po' strano averti in video collegamento, però tante volte si fa di necessità virtù e la tecnologia ci aiuta oggi in questo senso. Svegliamo, io in realtà ho già anticipato questo collegamento, quindi più che svelare il motivo, tornerò a ricordarvi che con Francesco faremo un ricordo di un frate particolare che il 29 ottobre del 1974 veniva a mancare, ossia Fra Raffaele da Sant'Elia a Pianisi. A te Francesco. Sì, oggi è un giorno particolarmente significativo perché noi ricordiamo questo frate. Io credo che questo frate lo debbano ricordare anche gli stessi confratelli di Padre Pio, e sicuramente oggi lo faranno perché, come ben sai, durante il momento del pranzo al refettorio si ricordano tutti i frati che sono deceduti in questa giornata. Allora oggi ci sarà anche il ricordo particolare, prima del pranzo, di questo frate cappuccino che è stato, mi piace qui sottolineare questo, è stato quel frate che anche se non è stato tra virgolette così importante come per padre Benedetto da San Marco in Lamis e padre Agostino, ma io credo che nella scaletta di importanza lui sia il terzo frate cappuccino più importante nella storia e nella vita di padre Pio da Pietrelcina, perché lui è stato compagno di studi di padre Pio. Lui è entrato in convento 2 anni più tardi, quasi la stessa età, ed era il classico, nella storia dei cappuccini oppure nella vita fraterna, quel compagno, quell'amico a cui tu ti affidi, confidi, ed è stato anche importante per altre situazioni che, se tu vuoi, possiamo direttamente ascoltare la scheda biografica che ci anticipa un po' la vita di questo frate cappuccino, confratello di padre Pio, e poi insieme possiamo argomentare, possiamo un po' commentare e andare a toccare i vari punti della sua vita. Molto volentieri, quindi chiediamo alla regia di condividerci questo contributo video, poi ci ritroviamo di nuovo. Nella vita di padre Pio da Pietrelcina, la figura di padre Raffaele D'Addario da Sant'Elia a Pianisi emerge come un pilastro fondamentale, specialmente durante i 35 anni che trascorrono insieme. Sebbene il suo ruolo possa sembrare meno appariscente rispetto a quello di altri confratelli come i padri Benedetto e Agostino, la sua influenza e la sua vicinanza a padre Pio non sono mai di minor rilievo. Al secolo Daniele D'Addario, padre Raffaele nasce a Sant'Elia a Pianisi il 19 agosto 1890 da Teodoro ed Elisabetta Colavita. Entra in convento e veste l'abito dei cappuccini 2 anni dopo di Francesco Forgione, che incontra la prima volta il 23 gennaio 1904 a Sant'Elia a Pianisi. Professa i voti temporanei il 29 novembre 1905, ma è costretto ad interrompere il suo iter di studi perché è chiamato alle armi per ben 2 volte, nell'ottobre del 1910 e nel maggio del 1915, come caporale di sanità. Dopo il primo congedo, a 24 anni, nel 1914, emette la professione perpetua e solo dopo il congedo militare nell'agosto del 1919 riesce ad abbracciare i suoi compagni, incluso Fra Pio Forgione da Pietrelcina. Al suo rientro è testimone nel convento di San Giovanni Rotondo di un fatto straordinario. È la notte tra il 19 e il 20 settembre 1919. Fra Raffaele non riesce a dormire. La sua cella è quasi di fronte alla numero 5. Vede una grande luce provenire dal corridoio. È padre Pio che arriva dal coro, tutto illuminato, raggiante di luce.
recitando preghiere e con Gesù bambino in carne ed ossa tra le braccia. Gli passa davanti e non si accorge della sua presenza. Solo alcuni anni dopo viene a sapere che quel giorno, il 20 settembre, ricorreva il primo anniversario delle stimmate di Padre Pio. Due anni dopo l'ordinazione sacerdotale avvenuta a Montefusco l'8 settembre 1922, quando aveva 32 anni, diventa confessore a San Giovanni Rotondo, dove negli anni viene nominato direttore dei Fratini, vicario, economo, guardiano per circa 13 anni, delegato del Terzo Ordine Francescano e ricopre poi il ruolo di confessore di Padre Pio, dopo la morte di Padre Agostino, confessando il suo confratello ogni settimana, dal 1961 fino alla sua morte. Padre Raffaele è consigliere e soprattutto amico fidato di Padre Pio. La sua personalità, caratterizzata da un forte temperamento e da un approccio deciso, si rivela cruciale nel gestire le interazioni con la folla, spesso esigente e talvolta aggressiva. È un uomo di poche parole, ma sa esprimersi con passione quando discute di eventi, persone e vicende non solo del convento, ma dell'intera provincia. La sua capacità di interagire con gli altri è evidente anche in momenti critici, come quando comunica a Padre Pio nel giugno del 1931 la dolorosa notizia del decreto del Sant'Ufficio, che gli vieta di celebrare in pubblico e di ascoltare le confessioni. Accompagna Padre Pio nei vari momenti di sofferenza della sua vita, raccogliendo le sue ansie nel diario che documenta tutte le sue esperienze accanto al frate cappuccino stigmatizzato. Uno spaccato della sua vita, dall'infanzia di Padre Pio fino ai momenti più significativi della sua esistenza. Inoltre, per incarico delle superiori autorità ecclesiastiche, sottopone il confratello ad un rispettoso interrogatorio sull'origine delle sue stimmate. Più volte eletto definitore provinciale, nel 1961 viene allontanato da Padre Pio e inviato a Larino. Il suo allontanamento è un episodio doloroso, poiché rappresenta la fine di un'epoca di un'intensa comunione spirituale. Nel 1964 diventa guardiano a Serra Capriola, nel 1965 superiore a Larino e dal 1967 guardiano a Morcone. Dopo una breve permanenza a San Severo, conclude gli anni della sua vita religiosa nel convento di Larino. Muore il 29 ottobre 1974 nella casa sollievo a San Giovanni Rotondo, dove era stato trasportato per un male non del tutto precisato, così come scrive il suo ministro provinciale, padre Rosario Borracino. Aveva 84 anni, 69 di vita religiosa e 52 di sacerdozio. Padre Raffaele D'Addario da Sant'Elia Pianisi non solo si è dedicato alla vita religiosa, ma si è fatto portavoce e difensore di Padre Pio, affrontando con coraggio le difficoltà e le ingiustizie. Il suo impegno e la sua dedizione per il suo amato confratello e per la sua madre provincia rimangono impressi nella storia del cappuccino stigmatizzato, rappresentando un legame di amicizia e spiritualità che segna profondamente la vita del convento di San Giovanni Rotondo. Veramente una scheda che ci ha ammutoliti e ci ha lasciati questo profondo senso di meraviglia, perché oltre alla bellezza della storia, Francesco, mi preme evidenziare la bellezza di queste immagini così poi affascinanti con questo bianco e nero, e mi hanno fatto personalmente riscoprire questa figura che pure era costantemente accanto a Padre Pio, ma che forse non conoscevamo così bene, quindi grazie per questo prezioso lavoro. Certo, anche perché, come abbiamo visto dalle immagini, sono quelle immagini che noi vediamo spesso e che grazie a queste immagini che abbiamo in archivio, dobbiamo ringraziare anche l'archivio storico della rivista Voce di Padre Pio, che ci ha dato l'opportunità di scoprire anche altre foto a cui spesso noi non diamo peso perché le guardiamo quasi con una costanza quotidiana. Però vanno a evidenziare l'intimità di Padre Pio con i suoi confratelli. Ad esempio, lui che è stato guardiano per circa 13 anni ha messo in evidenza qualcosa che noi ancora oggi ci sforziamo a diffondere di quella che era la personalità di Padre Pio, cioè che nel confessionale lui era il guardiano e lo ha scritto in una relazione anche consegnata all'amministratore apostolico, all'arcivescovo di Manfredonia,
che appunto era l'amministratore apostolico di Manfredonia, Monsignor Cunial, nel confessionale lui era pieno di carità, di perdono per i pentiti, però era duro e burbero, lui scrive, quasi scortese con i peccatori induriti. Carattere impulsivo, ma lui, ecco, questa è la cosa importante che scrive padre Raffaele, si faceva violenza proprio per dimostrare tutte le volte che incontrava i peccatori caparbi, induriti, e lo faceva proprio per far notare a queste persone tutto l'orrore che si deve al peccato e per richiamarli così alla penitenza sincera. Poi, è qui la cosa particolare che Padre Marciano sottolineava sempre di Padre Pio, lui scrive questo, diventava una pasta di miele, cioè Padre Pio diventava una pasta di miele pieno di carità con tutti, come se nulla fosse accaduto. E questa è un po' l'essenza di questo frate, di questo cappuccino che è San Pio, che spesso viene colorato come una persona burbera, ma che in realtà non lo era, anzi lui manifestava questo suo atteggiamento nei confronti di quei penitenti incalliti, e che non erano veramente convertiti e si presentavano dinanzi a lui. E lui usava questo tipo di atteggiamento per poi richiamarli. Tant'è vero che lo stesso padre Raffaele scrive che queste persone poi tornavano nuovamente da lui perché volevano effettivamente cambiare vita. Lui dice: più di uno ha detto, se il mio confessore mi avesse trattato come Padre Pio a quest'ora, non sarei diventato un grande pozzo nero che, grazie a Dio, ora ho tutto vuotato ai piedi di Padre Pio. E questo un po' era la figura di Padre Pio descritta dai suoi confratelli, poi descritta da questo frate, che è stato, come anticipavamo, un compagno, un amico, colui che anche purtroppo non è riuscito a fare gli studi insieme a Padre Pio, oltre perché Padre Pio è stato a Pietrelcina per questa permanenza forzata a causa della sua malattia, ma anche per la guerra. Quindi lui è stato chiamato, come accadeva per altri frati cappuccini, è stato chiamato per ben 2 volte, poi è stato congedato e il primo incontro, come ci ha anticipato la scheda, l'ho avuto proprio con Padre Pio. Infatti non ho menzionato questo particolare nella scheda perché il suo incontro, quando lui ha riabbracciato il suo confratello, questo nel 1919, proprio nel periodo in cui, che è la notte tra il 19 e il 20, ha avuto l'opportunità di vederlo con Gesù Bambino in carne ed ossa tra le braccia, lui in quei giorni, è stato circa 4 giorni quando è tornato dal militare, ha avuto modo di stare con Padre Pio, che lo ha confessato e lo ha un po', tra virgolette, ecco, gli ha garantito la sua assistenza spirituale, ecco, Padre Pio a Padre Raffaele, perché lui chiaramente era grande di età, era tornato dalla guerra, quindi bisognava capire cosa fare anche della sua vita, e poi lui ha deciso quindi di continuare, quindi si è messo di nuovo a studiare, diventare prima diacono, poi sacerdote, e poi cominciare, perché lui è diventato sacerdote rispetto agli altri, anche un po' tra virgolette adulto, era giovanissimo, ma comunque per quei tempi era già adulto. E quindi è una bellissima storia, così come è bella la storia di tutti quei confratelli che sono stati accanto a Padre Pio e hanno fatto insieme a lui la storia, perché insomma Padre Pio, noi abbiamo conosciuto Padre Pio, lo conosciamo attraverso i testi, attraverso la sua storia, ma questo è anche grazie ai suoi confratelli che lo hanno protetto, e uno di questi è proprio Padre Raffaele, che personalmente io lo vado a posizionare nella scaletta di importanza dopo Padre Benedetto e Padre Agostino. Grazie, grazie Francesco, grazie per avercelo fatto riscoprire anche a noi nel 50° anniversario della sua morte. E il tempo a nostra disposizione è sfumato, però ecco, è stato bello ripercorrere, grazie alle tue parole e al tuo servizio, questa importante figura. Quando ti ritroviamo su Padre Pio TV, senza dubbio in chiusura di puntata con un minuto con Padre Pio, come ogni giorno. Certo, oggi tra l'altro è martedì, caro Toni, devi ricordare che c'è l'appuntamento con la vera storia di Padre Pio. Ecco, perfetto. Ecco, alle Quindi 10:30. alle 10:30, come ogni martedì, la puntata di approfondimento sulla figura di Padre Pio con la vera storia di Padre Pio. Tra l'altro io sarò lì e quindi avrò modo di, oggi purtroppo per un piccolo, vabbè, la tecnologia ci aiuta e Sì. quindi io tra un po' sarò lì, 10:30.
avremo modo di approfondire ancora la presenza di Padre Pio forzata a Pietrelcina. Siamo ancora fermi al 1910, quindi abbiamo tanto da raccontare. Perfetto, allora ti aspettiamo e dunque buon viaggio per giungere qui. Grazie, grazie Francesco, a prestissimo dunque. Noi Grazie. restituiamo la linea alla regia e ci ritroviamo subito dopo la pubblicità.